Benvenuti in un nuovo video. Ebbene sì, oggi andiamo a provare delle chicche, cioè una novità. Non ho mai fatto un video del genere dove proprio proviamo le nuove creme, ma raga, questo video dovevo farlo perché si sa, stanno spopolando sul web perché ormai comunque si sa quando c'è una novità, così è. E quindi raga, sto parlando delle Gonat, io ce le ho tutte e quattro. Eccole qua, sì raga, me le voglio mettere più vicino, lo so, ma mi conoscete, vabbè raga, comunque sono queste qui. Tre al cioccolato bianco e una al pistacchio. Boh, raga, io non lo so da dove iniziare, ma mi devo togliere questo sfizio. Si sa che inizio da quella al pistacchio. Trovate queste creme sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia 010. Ma iniziamo subito perché io non vedo l'ora di provarle. Quindi, ragazzi, iniziamo da lei, che è la Gonatz. Penso che si pronuncia così, io Gonuts, ma penso Gonatz. Allora, raga, questa qui è pistacchio, è 350 grammi. Viene spesso, cioè, l'hanno anche paragonata un po', hanno detto pure che supera la Choco Relax. E sapete che per me la Choco Relax è la regina del pistacchio, per il momento tutte le creme al pistacchio che ho provato di questo mondo. Per 100 grammi ha 512 calorie, 37 grammi di grassi, 37 di carbo, 0 grammi di zucchero, 0,18 grammi di fibre e 25 grammi di proteine. Allora, raga, andiamo ad aprirla. Vediamo. Ovviamente munita di tantissimi cucchiaini. Allora, questa è la sua consistenza. La vado un attimo a girare. Allora, la voglio assaggiare prima, assoluta, così senza niente. Sì, raga, la riesco a assaggiare. Allora, ormai sono un'esperta di pistacchio, quindi assolutamente no, non si può paragonare alla Choco Relax né a quella della Pro Nutrition che ho provato né a quella della Nato e né a quella della 4+, come si chiama, perché raga, devo dire la verità che è buona, però forse per il prezzo che ha preferisco la Choco Relax. Allora, sì, Giulia, però il gusto sinceramente è buona, sa di pistacchio, non sa di mandorla, perché ragazzi, se sapeva di mandorla veramente no. Sa di pistacchio, si sente il pistacchio molto delicato. Non si sente proprio quel pistacchio pistacchio tipo come la Choco Relax. E allora, la densità, devo dire la verità, mi piace molto. Devo dire la verità, niente male. Assaggiamo un altro po', giusto per schiarirci le idee. Allora, raga, è buona, ma se avete provato, se è la prima crema che provate al pistacchio, non avete mai provato nessuna crema al pistacchio, allora, raga, ok, prendetela perché sicuramente vi piacerà, perché devo dire la verità, non sa di mandorla, sa proprio di quel pistacchio, però non è un pistacchio forte, proprio quel gusto forte di pistacchio. Ma è molto delicato quel pistacchio, però si sente il pistacchio, non posso dire che non si sente. Allora, sì. Ma se già avete provato la Choco Relax o le altre, la volete prendere per sfizio, per togliervi la curiosità, allora ok, prendetevela, o prendetela. Però dovete sapere che sono molto diverse, se proprio le mettete su un piano sono molto diverse. Peccato che non ho neanche la Choco Relax, perché infatti volevo prenderla, ma quando ho fatto l'ordine di questa, gli altri ordini non c'era, quindi non ce l'ho. Però fatemi sapere voi giù nell'info box, sì, nell'info box, nei commenti, se...
se vi è piaciuta, se la preferite tipo alla Choco Relax o ad altro. Io sinceramente la preferisco a tutte le altre creme che al pistacchio che ho provato, tranne quella dell'Anato, perché quella dell'Anato era molto buona. Ma Choco Relax, Choco Relax, raga. Ok, sinceramente volevo provarla anche con le fette biscottate, però giusto se non riuscivo a capire il gusto, però sinceramente è inutile perché si è capito, quindi è inutile che riprovo di nuovo con le fette biscottate. Adesso io giro le Gonaz bianche. Facciamo un giretto, questa qui. Gonazza, cioccolato bianco in mandorla. Mandorla e cioccolato bianco. Quella qui, i valori sono, vabbè, per 100 grammi 440 calorie, 28 grammi di grassi, 38 di carbo, 0 zuccheri e 25 grammi di proteine. Apriamo. Beh, ormai sapete che io adoro le creme al cioccolato bianco. Che si sa più usata. No. Allora, eccola qui. Solita consistenza. Allora, la consistenza è bellissima. Assaggiamo. Non ci siamo proprio. Allora, il cioccolato bianco non lo sentite. Per niente. Sentite solo la mandorla. Però no, manco la mandorla, sentite proprio lo sciroppo tipo l'orzata. Sapete l'orzata? Uguale, stessa identica cosa. Ma la mandorla, raga, non vi aspettate di sentire la mandorla perché non la sentite. Di solito non lo so, c'è quella bella combinazione tra mandorla, tipo cocco, cioccolato bianco. Ma proprio che la mandorla si sente e non si sente, è molto delicata. Questo invece, il cioccolato bianco, non si sente per niente. E si sente solo questa mandorla, ma non è neanche mandorla. Io sento tipo lo sciroppo, tipo l'orzata, da come vi ho detto. No, sinceramente non, no. Ah, oddio, raga, dobbiamo pescare. Non mi è piaciuta, sinceramente. Cocco. Vediamo, non mi deludere, ti prego. Questa qui al cocco ha sempre stessi valori, raga, quindi è inutile che ve li dico. No, perché la sbaglio sempre ad aprire? Mamma mia, che cos'è? Cioè, che mi sono innamorata di te. Prendiamo un cucchiaino. Mamma, roppa, voglio lavare il cucchiaino. Eccola qui. Questa è un po' più densa. Sì, raga, è un po' più densa. Ok. Raga, sembra di mangiare uno yogurt a cocco con i pezzi, ve lo giuro. Buonissima cocco. Raga, cocco. Cocco è buono. Assolutamente sì. Cocco è la fine del mondo. Buonissimo. Su cocco alzo le mani. Cocco lo dovete prendere, raga. Buono, 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 veramente. Ultima, ovviamente, io sì, già stavo aprendo. È classica, è una classica. È un classico cioccolato bianco, ecco. Vediamo un po', perché anche il cioccolato bianco
È particolare. Magari ho provato quello lì della Nato, il cioccolato bianco. Mamma mia. Buonissimo. Mamma mia. Solo due, allora, due li ho rotti, l'involucro sopra e due li ho aperti bene. Ma ultimo cucchiaino. Questa è molto più liquida. Infatti vi rimenava calendar. Ma che è sta cosa? No, raga, cioccolato bianco non ci siamo proprio. Cioccolato bianco, io mi sono bloccata. Di cioccolato bianco nemmeno l'ombra. Si sente? Un retrogusto strano. Che non ve lo so neanche spiegare, sincera, ma sicuramente non sa di cioccolato bianco. Vi lascia un retrogusto veramente brutto. Ovviamente sui pancake sarà tutta un'altra cosa, però raga, a valutare la crema in assoluto, sinceramente ho provato creme bianche, cioccolato bianco e biscotto, ma anche proprio solo bianca assoluta. Come quella della Nato, che è la fine del mondo. Sembra proprio di mangiare una tavoletta di cioccolato bianco sciolta. Ma questa sicuramente no. Nemmeno l'ombra di cioccolato bianco. Mi sento un retrogusto strano, tipo di affumicato. Ma è anche strano dirlo perché è una crema bianca, però ve lo giuro, raga. Sapore troppo strano, bocciata. Quindi, alla fine, morale della favola. 2 su 2, due buone che ne vale la pena e due sinceramente che non ne vale la pena. Ci sono creme in commercio, ma anche sul sito di All Supplement, che io sono la fine del mondo, lo stesso gusto, ma ne vale di più la pena per gli altri. Allora, quindi sinceramente vi ridico, pistacchio per me molto promossa, cioè super promossa, anche molto promossa, super promossa, molto buona. Poi cocco, ovviamente si poteva capire che è la fine del mondo. Cocco troppo buona, veramente troppo. Sembra di mangiare uno yogurt a cocco. Mandorla e cioccolato bianco, anche no. Cioè, raga, non ne vale proprio la pena. E quindi niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!